Prende il via quest'oggi il laboratorio dal basso Idea per Taranto e Mar Piccolo e diciamo, chi ci sta seguendo da casa fa molto caldo qui e ci scusiamo per il ritardo per l'inizio del laboratorio e ci siamo e parte quest'oggi il laboratorio proposto dall'Associazione Le Sciaie insieme ad altri soggetti che sviluppa quest'oggi la presentazione di un progetto di elaborazione di una collaborazione fra Taranto e la città gemellata Brest, dove viene presentato quest'oggi il Festival della Marineria, nato nel 1992, e quest'oggi appunto lascio la parola a Marc Jorand che ci illustrerà in questa presentazione che andrà fino alle 6 in streaming, 6 e un quarto, insomma, andrà in onda per un'altra. Appunto, il tempo necessario e passo la parola quindi a Marc Jorand. Et je vais aussi vous présenter comment est organisée l'association qui gère le festival. Voilà. Buongiorno, oggi vi presenterò la fête maritime di Brest, festa marittima che coinvolge 2000 bateaux, 2000 imbarcazioni appartenenti al patrimonio. 700.000 visitatori. 175.000 visitatori ogni anno. Relativamente ogni 175.000 visitatori per ogni edizione che si svolge ogni 4 anni nella città di Brest. On commence Inizieremo da un video. pour vous expliquer ce qu'est le festival, vous allez pouvoir faire une idée. Thank you.
Sì, prima di riprendere vorrei ricordare che questo laboratorio è stato possibile grazie a Darti, Puglia e Bollenti Spiriti ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013, il piano operativo, ed è alla possibilità di seguire in videoconferenza questa giornata, questa presentazione e avrà lo sviluppo di questa attività con un workshop a partire dalle 18 fino alle 20 e domani dalle 16, sempre appuntamento rinnovato qui, per conoscere dettagliatamente le opportunità di scambio fra gli attori sociali presenti sul territorio e la rappresentanza appunto di Marc Jorand da Brest. Quindi passo la parola a Marc che continuerà insomma a presentare questi due video che ha appena trasmesso. Le dernier bateau qu'on a vu, donc qui s'appelle La Recouvrance, c'est le bateau ambassadeur de Brest. Ok, je viens de dire ça. Oui. Allora, l'ultima barca, l'ultima imbarcazione che abbiamo visto si chiama La Recouvrance. È l'imbarcazione, c'est la plus, le plus vieux. Non, non, c'est la... le bateau de Brest. Oui. È l'imbarcazione ambasciatrice di Brest. Della ville de Brest. Della città di Brest. E je vais présenter du coup le Brest Événement Nautique, qui est l'association qui organise les fêtes maritimes. Historique sur le, oui. L'association qui organise les fêtes maritimes. Ok. Quindi cenni storici sull'associazione che organizza questa manifestazione di Brest, questa fête maritime. Donc là vous avez la, c'est la ville de, donc ça c'est une photo de la ville de Brest. Questa è una foto della città di Brest per coloro che non la conoscessero. Les fêtes maritimes ont commencé en 1992. Inizia la fête maritime nel 1992. Et ce sont des un groupe d'amis qui a décidé d'organiser une fête. Ed è un gruppo di amici che ha deciso di organizzare una festa. Ils l'ont fait d'abord à Douarnenez. È stata realizzata primariamente a Douarnenez. À côté de Brest. Vicino a Brest. Et en 92, ils ont réussi à décider le préfet maritime de la Marine nationale à ouvrir le port militaire pour organiser la fête à Brest. Dans le port militaire et le port de commerce. Nel 1992 questo gruppo di amici è riuscito a convincere il prefetto marittimo della città a aprire il porto di Brest. Et la première édition en 92 a été un très grand succès. L'edizione del 1992 è stato un grandissimo successo. Et les gens qui avaient créé une association pour organiser la fête ont été voir la ville de Brest pour que la ville les aide à organiser les éditions suivantes. Et,
queste le persone praticamente sono on demand oui, alla ville, parce hanno que chiesto c'était... hanno chiesto alla città di Brest di organizzare le edizioni successive di questa festa. Depuis 1996 les éditions, donc il y a eu c'est tous les 4 ans, 96, 2000, 2004, 2008. Les associations étaient créées à chaque fois pour la fête et elles disparaissaient après la fête. Quindi dal 1996 praticamente questa festa si svolge ogni 4 anni e si sono create delle associazioni per realizzare questa festa. Pour pérenniser, Brest a décidé en 2009 de créer une association qui s'appelle Brest Événement Nautique pour organiser les fêtes, plusieurs fêtes d'affilée. Quindi, sempre dal 1996, ogni 4 anni praticamente hanno deciso di perennizzare questa festa e dal 2009. On a organisé 2012 et les fêtes de 2016 sont organisées par Brest Événement Nautique. Ils ont décidé de faire une association pérenne qui dure tout le temps. Dal 2009 praticamente hanno deciso di creare questa associazione in modo tale da creare più feste che la potesse continuare, cioè l'associazione che va organizzare tout le temps les fêtes. Tous les 4 ans la fête. Tous les 4 ans la fête. Et aussi qui organise qui accompagne des projets. Et anche che accompagna dei progetti per. Pour développer la pratique de la voile. Per sviluppare la pratica della vela. Et faire la promotion de la ville au niveau maritime. E fare promozione della città di Brest a livello marittimo. C'est pourquoi l'association travaille avec les centres nautiques. Les clubs de voile. Ed è per questo che l'associazione collabora con le Centre Nautique Municipal, Centro Nautico Municipale, le port de la Marina, la Marina Nazionale, quindi la Marina Nazionale, la Marina Nazionale, la Marina Francese, la Marina Francese, le port de plaisance, i porti di per il turismo. Oui. Porti turistici e port de commerce. E porti commerciali. Donc l'association elle est gérée avec des membres. L'associazione è gestita tramite dei membri. Et les collectivités sont représentées. E dove sono rappresentate le collettività? La ville. La città. Le département. Il dipartimento. La région. E la regione. Et la Chambre de commerce et d'industrie. E la Camera di Commercio dell'Industria. Donc, l'origine des fêtes maritimes, ce sont les bateaux du patrimoine. L'origine della festa marittima è dato dalle imbarcazioni del patrimonio. Et ça évolue avec la présence de bateaux plus récents, scientifiques ou de course. Pour avoir un festival qui présente toutes les formes de bateaux. Si è evoluto con le imbarcazioni più recenti pour avoir une vision per avere una visione di tutte le imbarcazioni, di tutte le pratiche, quindi avoir plusieurs types d'embarcazioni per avere più tutte le tipologie di imbarcazioni. Et là, nous sommes en train de préparer Brest 2016. Sono in procinto di preparare l'edizione del 2016 di Brest 2016. Avec le calendrier d'organisation. Con il calendario di organizzazione. Pour définir les actions. Per definire le azioni. Je vais développer la fête pour expliquer la fête. Hein. Développer les actions pour l'organisation. Je dois traduire ça aussi. On définit la fête, le contour de la fête. Viene definito, diciamo, il contorno della festa. Après, il y a les décisions politiques pour
il concept? Successivamente ci sono delle elaborazione del concetto e delle grandi linee direttrici della festa, quindi l'elaborazione delle linee del concetto, compreso il suo perimetro, diciamo, queste linee. E a partire da gennaio 2015? E a partire da gennaio 2015. Un anno e mezzo avant, puisque la fête est en juillet 2016, pendant un an et demi on construit la fête avec les... E la festa praticamente da gennaio 2015 viene preparata con viene preparata un anno e mezzo prima, in modo da definire il tutto. La création de Brest Événement Nautique a permis de créer un club de partenaires pour avoir des financements. Ci vai trovare. Pas de problème. Quindi la creazione di Brest Événement Nautique, eventi nautici, ha permesso de créer un club de partenaires. Di creare un club di partner pour que la fête ait des financements publics et privés. Perché la festa ha dei finanziamenti sia pubblici che privati. Et voilà. Maintenant, je vais faire un retour sur la fête de 2012. Oui. Pour expliquer la fête, comment elle est passée. Le principe de la fête, c'est qu'il y a des pays qui sont invités. Il principio della festa è che ci sono dei paesi che vengono invitati. Les pays viennent avec des bateaux. I paesi vengono con delle imbarcazioni. Et avec leur culture. E con la loro cultura. La nourriture. Il cibo. La musique. La musica. L'artisanat. L'artigianato. Ils peuvent présenter ce qu'ils veulent. Possono presentare quello che vogliono. Aux visiteurs. Ai visitatori per presentare il loro paese. Donc il y a les pays invités d'honneur. Il y a les festivaliers, c'est-à-dire les gens qui ont des bateaux et qui viennent, comme Alessandro est venu. Il y a les associations de Brest qui présentent des projets. Donc, il y a des bateaux qui sont invités. Quindi ci sono dei paesi che vengono, diciamo, dei paesi invitati d'onore. Il y a des bateaux particuliers. Ci sono delle navi particolari, delle imbarcazioni particolari. E a terra, sur les quais. E quindi a terra, vicino, diciamo, all'attracco delle navi. Il y a des fêtes. Ci sono delle feste. Avec des présentations, soit des pays qui sont invités. Con delle presentazioni dei paesi che sono stati invitati. Ou des projets. Des partenaires de la fête. O dei progetti dei partner della festa. Ou des associations de o delle associazioni di Brest. Qui peuvent présenter leur association et les travaux toujours autour de la mer. Che possono presentare quindi dei progetti delle loro associazioni sempre all'interno, diciamo, intorno al contesto del mare. Il y a aussi les entreprises qui sont partenaires. Ci sono anche delle imprese che sono partner, qui peuvent présenter leurs travaux, che possono presentare i loro lavori autour de la mer et de la recherche. Sempre intorno al contesto del mare e della ricerca. Le service hydrographique. Servizio idrografico. La recherche sur la pollution. Ricerca sull'inquinamento. Il y a un village scientifique. On l'appelle villaggio scientifico. Viene chiamato villaggio scientifico. En 2012, nel 2012, il y avait plus de 1000 bateaux qui ont participé à la fête. Nel 2012 hanno partecipato più di 1000 imbarcazioni alla festa. Avec 9000 marins. Con 9000, diciamo, marinai incaricati sulle navi. On a eu un petit peu moins de bateaux que prévu. On a eu moins de bateaux que prévu. Parce qu'il y a eu des tempêtes avant, les petits bateaux n'ont pas pu accéder à Brest. Ci sono state meno imbarcazioni di quelle previste perché c'è stata una tempesta a Brest.
A Brest. C'è stata una tempesta a Brest. Donc ça c'est la répartition par pays des bateaux. Questa è la ripartizione dei paesi, delle imbarcazioni per paese. Quindi Francia, Regno Unito, Norvegia, Croazia, Germania, Russia. E anche Italia, Spagna, Svezia, Finlandia, Canada, Cina, Indonesia, eccetera. E per costruire il budget della FET, on a dei partenari e on achète aussi des bateaux che l'on revend. Per avere diciamo, il budget per la realizzazione della festa, oltre a dei partner, ci sono anche gli aussi des bateaux qui vous allez vendre. Che l'on revend pour des relations publiques, avec des frais à bord. Ci sono, oltre a questo budget, ci sono anche delle navi che vengono successivamente rivendute. E la particolarité du Festival de Brest? La particolarità del Festival di Brest è che les gens vont sur les bateaux. È che le persone vanno sulle imbarcazioni. Donc à la visite. A visitare. Mais aussi en mer. Ils peuvent aussi aller en mer. E anche in mare. L'organisation, l'équipe d'organisation. Per creare diciamo tutta lo staff dell'organizzazione. Donc il y a les permanents de l'association Brest Événements Nautiques. Il y a les permanents, les professionnels de l'association. Oui. Quindi appunto ci sono dei professionisti dell'associazione di cui Monsieur Jorin fa parte. Et on travaille avec des prestataires. E lavorano attraverso dei prestatari, dei partner, la marine nazionale. Dei partner come la marina nazionale, c'est toujours la marine française, oui. La marina francese. E on travaille avec les bénévoles des associations de Brest. E lavorano con dei volontari dell'associazione di Brest. Donc ça c'est le plan de la fête. Questo è tutto il percorso in cui si svolge la festa. Du début là, de ce point là. Inizia da dove il cursore? A ce point là. Fino a GPNK. Ouais, ou là. Il commence d'ici, da qui, e finisce qui. E là ça fait 12 km et demi. E sono 12 km e mezzo. Donc c'est un grand festival. È un grande festival. Et on a du coup on a 5000 bénévoles. Ci sono 5000 volontari qui travaillent toute la journée. Che lavorano tutta la giornata. Pour nous aider à l'organisation. Per aiutarci all'organizzazione. Et pour aider les associations. Per aiutare le associazioni. Quand les bénévoles représentent leur association. Quando i volontari rappresentano le loro associazioni, e l'organizzazione donne de l'argent à l'association. L'organizzazione dà del denaro alle associazioni. Pour remercier les bénévoles. Per ringraziare i volontari. E pour que les associations puissent créer des projets grâce à leur travail. E anche perché le associazioni creino dei progetti attraverso il loro lavoro. Il y a des projets. Ci sono dei progetti sur la fête. Riguardo la festa. Qui sont proposés par des associations. Che sono proposte da delle associazioni. Et qui préparent pendant toute l'année ou deux ans avant. E che vengono preparati in cui il loro intervento viene preparato tutto l'anno o due anni precedenti alla festa. En 2012. Nel 2012 il y avait 5 pays invités d'honneur. Ci sono stati 5 paesi invitati d'onore. Ci puoi tradurre con le paesi? Ouais. 5 paesi d'onore invitati d'onore sono Indonesia, Norvegia, Russia, Marocco e Messico. Et les pays sont décidés par le président de l'association. I paesi sono decisi dal presidente dell'associazione. Et en plus des pays invités. E così, oltre ai paesi invitati,
Il y avait des villages thématiques. Ci sono dei villaggi tematici. Village des sciences. Villaggio delle scienze. Air marine prote- un, aree marine protette. IPEV, LPO, Air Marine, Adramar, c'est des groupements scientifiques. IPEV, LPO sono tutte organizzazioni scientifiche. Il y a beaucoup de musiciens aussi, 3200 musiciens. Ci sono molti musicisti, 3200. Parce que pendant la journée, les bateaux vont en mer et le soir, il y a les fêtes à terre. Perché la mattina le imbarcazioni vanno a mare e la sera la festa viene fatta per terra, diciamo, dove attraccano le navi. Avec des concerts, des sì, ok, ils vont faire la fête le soir. Il y a des concerts. Ci sono dei concerti. Des fanfare. Delle fanfare. Des spettacles de rue. Spettacoli di strada. Et ça, jusqu'à 2 heures du matin. Fino alle 2 del mattino. Il y a des la fête pour avoir la festa. Des retombées, enfin l'organisateur pour avoir de l'argent, pour avoir des retombées économiques. On organise, on met en place des systèmes de restauration, des restaurants, okay. Des buvettes, des bars. Quindi per diciamo per avere delle entrate economiche dovute all'organizzazione della festa vengono organizzati dei ristoranti, diciamo dei punti ristoro. C'est ça? Oui. En 2012, on a nel 2012 la visita del Presidente della Repubblica Francese. Visita del Presidente della Repubblica Francese per il 14 luglio. E il y avait 170.000 persone ce giorno. 160? Ce giorno il y avait 170.000 visitori. E ci sono stati quella stessa giornata 170.000 visitatori. Le soir, il y a aussi des feux d'artifice. La sera ci sono anche dei fuochi d'artificio e des parades nocturnes. E delle parate notturne delle imbarcazioni. On fait des études sur pour évaluer le public, pour connaître notre public. Sono stati fatti degli studi per venire a conoscenza del pubblico che partecipa a questa festa. Que le, dans l'équilibre du budget, nell'equilibrio del budget, la fête elle est payante. Le public paye pour venir à la fête. Il pubblico paga per venire alla festa. Et on a un tiers du budget. C'è una parte intera del budget. Vient des entrées payantes. Proviene dalla diciamo dalle entrate paganti del pubblico, dei visitatori. Donc on a besoin de bien connaître notre public pour qu'il soit per questo c'è bisogno di conoscere appunto il pubblico che viene, che si presenta a questa festa. On fait des études pour savoir ceux qui viennent voir. Sono stati fatti degli studi per sapere chi viene a vederla. Ce qu'ils ont aimé. Cosa hanno amato. Ce qu'ils ont moins aimé. Quello che gli è piaciuto di meno. Ce qu'ils ont trouvé gênant. Ce qu'ils n'ont pas aimé du tout. Ah, ok. E quello che proprio non è piaciuto per niente. Pour nous améliorer et leur offrir. Per migliorarsi, per offrire. La meilleure fête possible. Per offrire la miglior festa possibile. Et d'année en année. Di anno in anno. D'édition en édition. Di edizione in edizione. On sait que les gens y viennent d'abord pour voir les bateaux. Ce sont des amoureux de la mer et des bateaux. Si sa che le persone vengono principalmente per guardare le barche, per visitarle, insomma. Per visitare le imbarcazioni, per vederle. Et donc les gens qui ont eu l'idée de créer le festival. Le persone che hanno avuto l'idea di creare il festival. Il y a plus de 20 ans. Da più di 20 anni fa. Étaient des visionnaires. Sono stati dei visionari. Puisque les gens aiment beaucoup voir les bateaux du patrimoine. Perché le persone abitano amano maggiormente vedere le imbarcazioni del patrimonio. Quand ils ont créé la fête, quando essi hanno creato la festa,
les détracteurs de la fête, ceux qui n'étaient pas pour, ceux qui étaient contre. Diciamo chi era contrario alla festa. Pensaient que de présenter des bateaux historiques. Pensavano di presentare delle imbarcazioni storiche. Non funzionerait pas. Pensavano che appunto aver presentato queste imbarcazioni storiche non avrebbe funzionato. Or, les gens y viennent pour ça, pour voir des bateaux historiques. Invece adesso le persone vengono appunto per vedere queste imbarcazioni storiche. Et nous avons de la plus petite barque traditionnelle. All'interno di questa festa c'è dalla più piccola barca tradizionale au plus grand voilier du monde, le Sedov. Alla più grande imbarcazione del mondo, le Sedov. Le Sedov. E des bateaux de course, des bateaux de travail, des bateaux de guerre. Delle navi da lavoro, da guerra. La Marine nationale française. La Marina nazionale francese. Fait visiter ces bateaux. Fa visitare queste imbarcazioni. Et ce sont les bateaux qui sont les plus visités. E sono le imbarcazioni che sono maggiormente visitate. Et du coup, la similitude entre Brest et Tarente. La similitudine tra Brest e Taranto. C'est qu'il y a aussi un grand port militaire. E che entrambe sono un gran porto militare. Et ces similitudes-là montrent que la cohabitation. E quindi questa similitudine mostra la coabitazione. Elle est mise en valeur pendant un événement. E la valorizzazione degli avvenimenti, degli eventi. E du coup, pour la fête de la mer, là, à Tarente. Oui. Dans ces jours. Oui. La marine aussi est présente, oui. J'ai vu. Okay. Oui. Oui. La marina. Di Taranto per la festa che si svolge in questi giorni. L'événement est un bon outil pour montrer les relations entre la marine et les civils dans un port. L'evento è diciamo un modo per vedere il rapporto, la concatenazione che c'è tra la marina e i civili a Taranto. Le festival. Il festival. À son budget avec les. A il suo budget. Et le fait de faire venir du monde pour le festival, ça profite à l'économie locale. Et on fait des études pour savoir le comportement des touristes. Sono stati fatti degli studi per capire il comportamento dei turisti che vengono alla questa festa di Brest. Et les années où il y a le festival. Negli anni in cui c'è il festival. Le festival fait bénéficier toute l'industrie du tourisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Il festival fa diciamo porta beneficio a tutto il settore del turismo perché ci sono delle persone che comunque arrivano nella città. Les hôtels, les campings. Gli hotel. I camping. La location de maison. L'affitto di case. Ils ont des bonnes fréquentations sont augmentées. Sono aumentate appunto là. Bon, ça c'est une étude sur l'âge des visiteurs. Quindi questo è uno studio sull'età dei visitatori dall'edizione 2012. Oui. Nell'edizione 2012 della festa marittima di Brest. C'est une fête très familiale. È una festa molto familiare, molto frequentata da famiglie. Des enfants jusqu'aux grands-parents. Dai bambini e dai nonni. Brest ha costruito un tramway, la ville. Brest ha costruito una via di treni, di pullman, di autobus. On a favorisé la venue à la fête par le tramway. E diciamo l'arrivo alla festa è stato favorito appunto tramite la realizzazione di queste tramway o di linee dell'autobus. L'evento permette alla collettività. L'evento permette alla collettività. De montrer ces grands travaux. Di dimostrare questo grande lavoro. A un grand nombre de personnes. A un gran numero di persone perché ci sono 700.000 visitatori. Ça met en valeur la dynamique de la ville et de la région. E quindi porta valore alla dinamica della regione. C'est pourquoi on a dans notre budget de l'argent des collectivités qui nous aident beaucoup.
Ed è per questo che nel nostro budget l'aiuto delle collettività, il denaro proveniente dalle collettività ci aiuta molto. Le collettività aide beaucoup le festival. Le collettività quindi aiutano molto il festival. Parce qu'il y a un développement économique. Perché c'è uno sviluppo economico. Il y a un développement de la notoriété. Sviluppo quindi della notorietà, quindi si fa conoscere questo evento, diciamo, fuori. C'est une, Brest est une ville maritime. Brest è una città marittima. Et il peut montrer avec le festival. E può mostrare attraverso il festival. Le soutien au, il sostegno. À toutes les formes de navigation. A tutte le forme di navigazione. C'est très important. Ed è molto importante. Pour expliquer aux gens. Per spiegare alle persone. Pourquoi il y a de la beaucoup d'argent public dans le. Perché c'è molto denaro pubblico. Et les retombées sont très importantes. E ci sono delle molto importanti entrate derivanti dal festival. Pour justifier les subventions. Per giustificare le sovvenzioni. Sur le budget des fêtes maritimes. Sul budget delle feste marittime. Un tiers. 33%. Oui. 30% du budget vient des collectivités. Quindi dall'intero budget della festa il 30% viene dalle collettività. 30% des entrées, des entrées payantes. 30% delle entrate paganti. Et 30% des partenaires. E 30% dai partner della festa. D'entreprise privée. Da imprese private. Qui sont sponsors. Che sono sponsor. O qui achètent des prestations. O che acquistano delle prestazioni. Ça permet aussi d'avoir. Questo permette anche. Une grande couverture médiatique. Di avere una grande copertura mediatica. Pendant une semaine, pendant la durante durée de la fête. Nell'arco di una settimana, tutta la durata della festa. En 2012, nel 2012, il y avait 750 journalisti. Nel 2012 ci sono stati 753 giornalisti. Représentant 266 media. Che rappresentavano 276 media. Et pour les collectivités, la dynamique des collectivités, c'est une communication très positive. E per la collettività e la dinamica della collettività è un dato molto importante. On a fait 47 heures de direct en TV. Ci sono state 47 ore di trasmissione in televisione della festa. La radio, la presse écrite. Anche la radio, la stampa scritta. Ça montre une région dynamique pendant une semaine au reste du pays et du monde. E quindi dimostra una regione dinamica in tutta questa settimana rispetto a tutto il paese. Sur l'impact économique, on fait des études. Sono stati fatti degli studi sull'impatto economico. Pour savoir combien les gens viennent dépenser sur le territoire. Per sapere quanto. Le persone vengono a spendere all'interno all'occasione del festival. Nell'occasione del festival. E le retombées sono di 24 milioni d'euro en 2012. E ci sono state delle. Ce sont les entrées? Non, c'est ce que les gens viennent dépenser autour du festival. Okay. Sur le territoire. Quindi sono stati spesi 24 milioni. Sono stati spesi 24 milioni di euro all'interno di questa settimana per il paese di Brest. Pour les hôtels, la restauration, l'hébergement. È stata spesa da tutti, diciamo, i visitatori per hotel, commercio. Donc c'est un bon développement économique pour la. E quindi è un buon sviluppo economico per la regione. Pour lancer la saison touristique. Per lanciare la stagione turistica.
C'est aussi l'occasion de créer le festival. Ed è anche l'occasione, questa, la creazione del festival. De créer des liens entre les gens. Per creare dei legami tra le persone. Avec les partenaires. Con i partner. Les acteurs gli attori maritimi gli attori marittimi di Brest et les associations e le associazioni qui viennent travailler che vengono a lavorare ou qui présentent des projets qui vengono a travailler les bénévoles oui parce que les bénévoles représentent les associations quindi che anche dei volontari che lavorano avec les associations con le associazioni. Et du coup, les associations créent aussi des projets. Le associazioni creano anche dei progetti. Et ça permet de faire vivre les associations. E questo permette. Questo permette di far vivere le associazioni, quindi di dinamizzarle. Pendant un an ou deux pour préparer. Durante un anno o due per la preparazione del progetto. Secondo l'importanza del progetto. Et aussi. E anche. Ça fédère beaucoup les employés de la collectivité, les services municipaux. E questo aiuta anche i servizi municipali. Tous les services travaillent. Tutti i servizi lavorano. Les services techniques. Servizio tecnico. La propreté urbaine. Là. La propreté, les poubelles. Là. La nettezza urbana, diciamo. Tous les services. Tutti i servizi aiutano. O un projet commun. Aiutano il progetto comune. Qui dure un an. De montrer la ville sous son meilleur jour. Che dura un anno. Pour préparer la ville. Per preparare la città. Pour le festival. Per il festival. Pour montrer une belle image de la ville. Per dimostrare una bella immagine della città, la miglior possibile. Ça c'est la photo. À la fin du festival. Questa è la foto alla fine del festival. Les bateaux partent de Brest. Le barche partono da Brest. Pour aller à Douarnenez. Per andare a Douarnenez. Qui est la ville où il y avait le festival à l'origine. Che è la città dove c'era il festival all'origine. Et qui organise toujours un festival. E che organizza sempre un festival. Tous les deux ans. Ogni due anni. Et les années où il y a les fêtes maritimes de Brest, il commence après Brest. E gli anni in cui c'è la festa marittima di Brest, loro cominciano dopo Brest. Et pendant cette parade. E durante questa parata. Il y a plus de 2000 bateaux. Ci sono più di 2000 imbarcazioni. Et ça fait des images qui font le tour du monde. E sono delle immagini che fanno il giro del mondo. Qui permettent de faire rayonner la région. Che permettono di far riunire la regione. En termes d'image. In termini di immagini. Donc ça, c'est le port militaire. Questo è il porto militare. Avec le château, c'est là qu'il y a con il castello, la prefettura marittima. Che ressemble un peu à Taranto. Che assomiglia un po' a Taranto. Oui, le château aragonais. Oui. Là. Donc il y a plus qu'à organiser la fête à Taranto. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions? Ci sono delle domande, delle precisazioni. On est en train de travailler pour organiser Brest 2016. Stanno lavorando per organizzare l'edizione 2016 a Brest. Et on prépare les projets pour 2016. E stanno preparando il progetto per il 2016. Donc on peut imaginer. Dunque si può immaginare. De créer un projet. Di creare un progetto. Avec les autour du maritime et des intorno, relations entre Brest et Taranto. Intorno al contesto marittimo tra Taranto e Brest. Et c'est aussi pour ça que je suis venu. Ed è per questo che sono venuto. Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions? Ils veulent poser des questions?
Volete fare delle domande? Ci sono domande, precisazioni, dubbi, non so. Allora, la domanda è che se sono effettivamente 4 anni di differenza tra le edizioni, perché è così impegnativo organizzarlo, se c'è un'altra scelta per le distanze? Chi il fo organizza beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ou il y a des autres motivations? Pour plusieurs raisons. Vari motivi. Parce que c'est très grand comme festival. Perché è molto grande come festival. Parce que c'est très cher. È molto caro, molto costoso, dispendioso. Ça coûte beaucoup d'argent. Costa molto denaro. Et pour créer une attente chez les gens et un rendez-vous avec les gens. Per creare un appuntamento tra le persone, in modo da farle incontrare. J'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel, dans les événements. Ho lavorato molto nell'ambito degli eventi. Et c'est avoir un rendez-vous tous les ans, c'est trop rapproché pour des grands événements. Avere un appuntamento così ravvicinato di anno in anno è troppo impegnativo. Et du coup, les gens tous les 4 ans, ça leur permet de réfléchir à des projets et de créer. Quindi, des gros projets. Farlo ogni 4 anni significa riflettere su quello da fare e quindi avere dei progetti da attuare. Et, par exemple, sur les fêtes de 2012, per esempio, sulla festa del 2012, il y a une association de Brest, c'è un'associazione di Brest, che è un'associazione di canoe kayak, che è un'associazione di canoe kayak, che ha organizzato un village à l'intérieur des fêtes. Un villaggio all'interno della festa. Sur les cultures arctiques. Sulle culture artiche. Et avec les Inuits et des constructions de bateaux. Con delle costruzioni delle navi, kayak. Et c'est un projet qui leur a pris un an et demi. Ed è un progetto che è durato un anno e mezzo. E che était un projet important puisque. Che è un progetto importante perché. Perché per l'associazione c'était un budget de 250.000 euros. Perché per le associazioni è un budget di 250.000 euro. E ce serait impossible de le faire tous les ans. E sarebbe impossibile per questo farlo di anno in anno. Et de le faire tous les 4 ans, ça crée aussi une attente pour le public. Farlo ogni 4 anni, quindi diciamo viene fatto anche per creare un motivo di un'attesa per il pubblico. Et entre les éditions. Tra le edizioni. On organise d'autres petits événements. Vengono organizzati degli altri piccoli eventi. Pour continuer à faire la promotion de la. Per continuare a promuovere. Des bateaux et de la voile. Per continuare a promuovere le imbarcazioni e la vela. Et c'est plutôt des bateaux de compétition. Ed è piuttosto per delle imbarcazioni da competizione. Comme les bateaux du Vendée Globe ou des. Come le imbarcazioni. Imoca, les bateaux de course. Ah, le imbarcazioni da corsa, quelle da vela. Et on réserve le patrimoine pour tous les 4 ans. Les grands événements avec le patrimoine comme ça. Viene prenotato, viene riservato tutte le imbarcazioni del patrimonio. Et si on le faisait tous les ans? Se lo si facesse ogni anno? Au bout de quelques années, la motivation elle serait perdue pour les acteurs de la fête. Se si facesse di anno in anno verrebbe meno, diciamo, la motivazione di chi lo organizza, di chi lo sponsorizza e anche per il pubblico. Et ce serait vraiment trop compliqué. E questo sarebbe veramente molto complicato. Parce que le site il est très grand et. Perché il posto è molto grande, il sito dove si svolge il festival è molto grande. C'est pourquoi
pourquoi c'est tous les 4 ans. Ed è per questo che viene svolto, viene organizzato ogni 4 anni. Mais après chaque édition, e dopo ogni edizione, les gens sont tellement contents. Le persone sono talmente contente, il pubblico è talmente contento. Qui nous demande pourquoi on fait pas ça tous les ans. Che ci domanda perché non viene organizzata tutti gli anni. Mais donc on reste sur le tous les 4 ans. Ma se restiamo su ogni 4 anni. Abbiamo preso questa decisione. Comme les Jeux Olympiques ou le Mondial de foot. Oui. Come i mondiali di calcio. Per le imbarcazioni storiche è previsto una manutenzione. Se questa manutenzione è prevista, il budget, cioè come avviene per quelle storiche? Inteso, c'è un ministero dei beni culturali che se ne occupa? Non, come funziona? Le imbarcazioni storiche, chi partecipa alla fête maritime, tu le 4 anni. Il va. Dovete, il y a una manutenzione sur le par pour funzioni dalla migliore façon. Le imbarcazioni doivent être regardate s'il y a qualche problema meccanico o des autres choses, s'il y a un ministère qui s'occupe de ça. À l'origine des fêtes. À l'origine della festa. C'est les gens qui ont organisé, ce sont des amoureux des bateaux du patrimoine. Gli organizzatori che hanno organizzato in origine questa festa erano delle persone che amavano appunto le imbarcazioni del patrimonio. Et à l'époque, il restait plus beaucoup de bateaux. E all'epoca non restavano molte imbarcazioni. Ils ont créé un concours. Hanno creato un concorso. Pour que les gens construisent des bateaux pour Brest 2014, perché, pour Brest 92. Affinché le persone costruissero delle imbarcazioni per il. Et ça a créé une dynamique et des associations qui ont construit des bateaux. Non, j'ai pas compris. Ils ont construit des imbarcazioni pour quelle édition? Pour la première édition, pour 92. Ah. Quindi sono state costruite delle imbarcazioni per la prima edizione del 1992. Et depuis. Et dopo. Il y a de plus en plus de festivals. Ci sono stati sempre più dei festival. Et les associations qui gèrent les bateaux. E le associazioni che gestiscono le imbarcazioni. Ont trouvé un modèle économique. Hanno trovato un modello economico. Parce que c'est très cher d'entretenir ces Perché bateaux. Perché è molto costoso mantenere queste barche. Et, ils ont créé. Essi hanno creato. Des modèles économiques. Dei modelli economici. En embarquant des gens. Et en imbarcando proposant delle persone e proponendo di uscire. Des sorties pendant les festivals ou en durante dehors des festivals. I festival o all'interno del festival. Donc la création du festival. La creazione del festival. A créé. Ha creato. Des nouveaux emplois. Dei nuovi impieghi. Et le développement de construction. E lo sviluppo di costruzione. De bateaux du patrimoine. Di imbarcazioni del patrimonio. À l'identique. Identica. Replica. Et maintenant il y a. Donc adesso. Il y a Brest, mais il y a aussi des festivals qui commencent à se monter un peu partout depuis 20 ans. Adesso, oltre al festival di Brest, ci sono anche dei festival che iniziano a sorgere un po' dappertutto. Come la Spezia in Italia? La Spezia? La Spezia. Come la Spezia, ok. Sette en France? Sette in Francia. Il y a eu Rouen, enfin, il y a Rouen. Rouen. Douarnenez, enfin, il y a beaucoup de festivals. Douarnenez, toutes les principales cittas. Ça permet de faire, d'entretenir les bateaux. Che possono permettersi di mantenere, di sostenere economicamente il mantenimento di queste barche, di queste imbarcazioni. Et de développer la voile. E di sviluppare la vela. Pour les jeunes. Per le persone. Pour voir comment étaient menés les bateaux avant. Pour voir comment. Per vedere come viene condotta, come viene gestita l'imbarcazione prima. Parce que beaucoup de ces bateaux.
perché molte di queste imbarcazioni sono dei bateaux école. Sono delle, delle imbarcazioni scuola. Avec des jeunes, insieme a delle, delle persone de, che On appelle ça bateau école parce que les jeunes on les appelle ça les stagiaires. Ils naviguent dessus. Delle imbarcazioni scuola perché loro navigano su di esse. Quindi sono degli, degli stagisti, diciamo. Et c'est pourquoi il y a des bateaux, nous. Ed è per questo che ci sono delle imbarcazioni que l'on paye. Che si pagano. Vengono pagate. Et qu'on reloue aux entreprises privées. Che si vendesse cette imbarcazione, che vengono rivendute ai privati. On garantit. Viene garantito a ces bateaux. A queste imbarcazioni. Le business, l'argent. Il business, il denaro, l'affare. Et après avec les entreprises. E dopo con le imprese. À équilibrer le budget. Si arriva ad equilibrare il budget. Et du coup ça permet. E questo ha permesso. D'entretenir ces bateaux du patrimoine. Di mantenere queste, queste imbarcazioni del patrimonio. Et donc d'avoir des bateaux pour les événements futurs. E quindi di avere delle imbarcazioni per gli eventi futuri. Puisque les gens viennent voir des bateaux du patrimoine. Perché le persone vengono a vedere delle imbarcazioni del patrimonio. Ou historique ou storica. En français directement, je vous la pose. Est-ce qu'on peut dire donc sur 20 ans de festival, est-ce que ce festival a vraiment changé la façade maritime de la ville de Brest? Est-ce qu'elle lui a apporté une transformation à la ville? Et est-ce qu'on peut penser donc qu'organiser un festival de ce type ici, par exemple à Tarente, ou mettre sur pied un festival peut-être de plus petite envergure, pourrait apporter un développement possible à la ville? Dans toutes les études que l'on fait. Da tutti gli studi fatti. Ok. Alors, je repose la question. Est-ce que le festival des tonnerres de Brest, depuis, a permis le développement de la façade maritime sur 20 ans de festival? Et si on peut imaginer qu'un tel festival peut-être de moindre envergure organisé à Tarente pourrait également apporter un développement, une transformation de la ville et faire découvrir son patrimoine maritime. Quindi se il festival. Quindi la domanda che viene fatta è se il festival di Brest ha diciamo cambiato la facciata, l'immagine marittima della città di Brest, se ha portato dei cambiamenti, se tale festival può essere organizzato anche all'interno della città di Taranto. Je vais vous montrer sur un plan. One second. Les études que l'on fait auprès du public. Gli studi fatti riguardo il pubblico mostrano che sur le développement économique c'est très bon. È molto buono lo sviluppo economico pour Brest et les alentours per Brest e per i dintorni di Brest. En 2012, nel 2012, le festival, il festival a permis ha permesso al business du tourisme, al settore, agli affari del turismo, de sauver la saison, de faire une saison correcte. Di fare una buona stagione, una stagione corretta, di salvarla. Avant le festival, prima del festival,
Brest tournait le dos à la mer. Brest se développait oui. vers la terre. Ah, Brest si è sviluppata verso la terra. Parce qu'il y avait. Perché c'erano. A Brest, un peu comme ici, il y a un port militaire. Perché a Brest, un po' come qui, c'era un porto militare. Et les gens ne pouvaient pas aller dans le port militaire. E le persone non potevano andare nel porto militare. Et après le succès des fêtes maritimes. Successivamente a degli avvenimenti marittimi. Tout ce port de plaisance. Tutto quel porto. A été construit. È stato costruito. Et ça avant c'était un port militaire. Prima era un porto militare. Maintenant c'est une marina privée. Adesso è una marina privata. Et du coup, grâce au fait, ça a changé le. E grazie a questo è cambiato. Il y a un port au centre ville de Brest. C'è un porto al centro della città di Brest. Et ça a développé la pratique. E questo ha sviluppato la pratica. Et maintenant, Brest est la ville de Bretagne. E adesso Brest è la città della Bretagna. Où il y a le plus de places de bateaux. Dove ci sono numerosi porti turistici della regione. Della regione. Della regione. Et le deuxième en France. E il secondo in Francia. Le nombre de places. Il numero di posti. Depuis la création des fêtes. Dalla creazione dei fatti. Ha été multiplié par 3. È stato moltiplicato per 3. Et ça a développé beaucoup de business autour de. E questo ha sviluppato molto gli affari intorno. Pour fabriquer les voiles. Per fabbricare le vele. L'economia autour de la construction. L'economia intorno alla costruzione. A été développé. È stato sviluppato. Parce que l'économie de la construction des bateaux de. Perché l'economia della costruzione delle imbarcazioni da guerra elle baissait, elle s'arrêtait. È diminuita, si è fermata. Ça a aussi permis au port de commerce e questo ha anche permesso al porto di commercio de se faire connaître di farsi conoscere e d'avoir de plus en plus de traffic. E avere sempre più traffico. Donc pour ça la fête. Per questo la festa ha vraiment changé ha veramente cambiato la fisionomia della ville. La fisionomia della città. E développé beaucoup d'emplois autour de. È sviluppato molto impiego intorno. Et une notoriété pour la. E anche notorietà, diciamo, farsi conoscere, vero? Ça a développé l'image maritime de Brest. E questo ha sviluppato l'immagine marittima di Brest. Et qui n'est plus seulement un port militaire. Che non è più solamente un porto militare. Come sei riusciti a coinvolgere tutta la collettività nella. Siete riusciti a attirare la collettività? E soprattutto a rendere le parti, diciamo, private della Marina Militare, come succede qui a Taranto, renderle aperte alla cittadinanza. La rendere ici comme à Taranto ouverte aux gens qui ne sont pas dans la marine. Avant les fêtes maritimes. Prima del fatto marittimo. La ville de Brest. La città di Brest. N'était pas forcément tournée vers la mer à organiser des. Non era principalmente rivolta, diciamo, al turismo. Et le succès de la fête.
Il successo del... infatti... Les a obligés à regarder la, la réalité en face, quelque part. Li ha obbligati a guardare in faccia la realtà. Ça a développé beaucoup le centre nautique municipal. E quindi questo ha sviluppato il centro nautique municipal. Il centro nautico municipale, cittadino. Et maintenant? E adesso? À Brest, tous les enfants des écoles. Tutti i bambini delle scuole. Dans le programme scolaire. Nel programma scolastico. Navigue en CM2. Navigano. Le CM2 ici, c'est. Tous les enfants des écoles vont sur l'eau. Tutti i bambini delle, delle scuole vanno in acqua, navigano in acqua. Et ça, ça a été la collectivité, un événement, c'est toujours un outil. E quindi questo è stato un avvenimento per la collettività, una non, cosa utile. Un événement, c'est un outil pour montrer des choses. C'est un moyen. Oui, un moyen. E questo è stato un mezzo per dimostrare le... Et pour les collectivités. Per le collettività. C'est des très bons outils pour montrer des... È stato un buon mezzo per dimostrare... Des savoir-faire ou di saper fare o un'immagine. Et quand ça devient un succès, mais ça, ça se décide pas, c'est... En Bretagne... In Bretagna ci sono beaucoup de festivals. Ci sono molti festival, non forzatamente marittimi, qui ont commencé tout petit, che sono incominciati piccoli et qui maintenant sont des événements internationaux. E che adesso sono degli, degli eventi internazionali. Il y a une anecdote. C'è un aneddoto. Quand Brest, come Brest a commencé à parler d'organiser un festival de bateaux. Come Brest ha iniziato a parlare di un festival delle imbarcazioni. Au début, c'était la fête des vieux gréments. Era la festa dei vieux gréments. Des vieux gréments, des old boats, vieux gréments. Delle vecchie imbarcazioni. Et des jeunes gens du centre Bretagne, de la région du centre. E dei giovani che provengono dal centro della Bretagna. Qui étaient étudiants à Brest. Che studiavano a Brest. Ont décidé hanno deciso d'avoir l'idée de créer aussi un festival dans leur village. Di avere l'idea di creare un festival anche all'interno del loro villaggio. C'est un village agricole. Villaggio agricolo. Et ils ont appelé le festival Les Vieilles Charrues. Et il festival si chiama Les Vieilles Charrues. C'est pour je sais pas comment. Sono sì i mezzi per le coltivazioni. Per andare a solcare la rata. En opposant aux vieux bateaux, en opposition aux vieux bateaux, les vieilles charrues. Sì. Et maintenant? E adesso? Ils ont commencé comme les fêtes maritimes en 92. Hanno cominciato come la festa marittima del 1992. Et maintenant c'est le plus grand festival en Europe. E adesso è il più grande festival in Europa. For music. Per la musica. Ça a créé une dynamique. Questo ha creato una dinamica. L'événementiel a créé une dynamique. E ha creato una dinamica. Pour et favoriser la création. E ha favorito la creazione. Pour les gens. Per le persone. C'est pour ça qu'un tout petit festival. Ed è per questo che tutti i piccoli festival. Può diventare très très grand. Possono diventare molto grandi e avere successo. Mais pour ça il faut de la motivation. Per questo serve la motivazione. De la sincérité. Sincerità. C'est mon opinion. Oui. Et il faut savoir, il faut pas mentir aux gens. E non bisogna mentire alle persone. Quand on demande à un public de venir, il faut lui donner ce qu'on lui a promis. Quindi quando le persone vanno a visitare bisogna dargli quello che gli si è promesso. Nous on leur donne des jolis bateaux. Abbiamo delle bellissime imbarcazioni. Et à côté des jolis groupes de musique. E a fianco dei grandi gruppi musicali.
Et ça continue. E questo è continuato. C'est impossible de fabriquer un succès. È impossibile fabbricare un successo. On décide pas, c'est lui qui. C'est non lui si qui decide. Decide, è lui che decide. Et au début, ça peut paraître compliqué. All'inizio può essere complicato. Mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Ma non c'è forzatamente bisogno di grandi mezzi. Parce que dans mon expérience, je me suis nella rendu mia compte esperienza, en, dans l'événementiel. Dans la, nel, dans les, dans la fête, enfin, event. Nel, negli eventi. Plus il y a de moyens. Più si è piccoli. Et moins il y a de motivation et de créativité. E più si ha motivazione e creatività. C'est bien d'avoir de l'argent quand même. Hein, mais... Et comunque va sempre bene avere il denaro in mezzo. Mais ça permet de développer. Et questo permette l'argent di sviluppare. Permet de développer, de continuer. Di continuare. Mais au début, ça peut se faire. C'est un événement qui a commencé avec deux personnes qui ont dit un moment chiche, enfin, on y va. È un evento che è iniziato con due persone, partendo con due persone. Et qui aimaient sincèrement les bateaux. Et que ils aimaient les bateaux. Che amavano appunto le imbarcazioni, le barche, tutto il mondo. C'est une histoire de partage. Ils voulaient partager avec le plus grand nombre. Ed era una storia, diciamo, che loro volevano condividere con il maggior numero possibile di persone. Et leur culture, est-ce qu'ils aimaient. La cultura, ciò che amavano. Et je pense que. E io penso che. C'est ce que beaucoup de gens recherchent. Ed è, io penso che questo è ciò che molte persone ricercano. De partager des valeurs. Di condividere dei valori. Et après les collectivités, du coup. Elles, e dopo la collettività. Quand le succès vient. La... Quando il successo viene. Tutte le persone. Tutte le persone. Le plus dur, c'est de commencer et de la cosa più dura è di cominciare. Attualmente quante associazioni ci sono nell'organizzazione? Combien d'associations il y a dans l'organisation? En 2012. Nel 2012 on avait 200 c'erano 220 associazioni culturali sportive la fête maritime la festa marittima est un bon moyen pour justement se faire rencontrer toutes les associations. È un buon la festa marittima è un buon pretesto per far incontrare tutte le associazioni. Il y avait 220 associations de Ci sono 220 associazioni a Brest. Avec des projets plus ou moins importants. Con dei progetti più o meno importanti. Ou une participation plus ou moins importante. Una partecipazione più o meno importante. Et tous les jours. Tutti i giorni. Il y a 5000 représentants des associations. Ci sono 5000 rappresentanti delle associazioni. Qui travaillent pour l'organisation. Che lavorano per l'organizzazione. Et on la fête, l'organisation. Et l'organizzazione paye les associations. Le associazioni. Pour récompenser le travail des bénévoles. Per ricompensare il lavoro dei volontari. Et ça dynamise après les projets des associations. E questo dinamizza successivamente i progetti delle associazioni. Ça représente. Questo rappresenta. 300.000 euros. 300.000 euros. D'injecter dans les associations. Da utilizzare nelle associazioni. Il y a toutes sortes d'associations. Ci sono tutte le sorte di associazioni. Sportive, culturelle. Sportive, culturali. Et on travaille beaucoup. E si lavora molto. Avec les associations qui s'occupent des personnes handicapées, par exemple. Che si occupano di persone con handicap. Et toutes sortes de handicap. Tutti i tipi di handicap. Et on met à disposition des bateaux pour que les gens puissent les handicapés, les personnes handicapées puissent naviguer. E quindi ci sono vengono messi a disposizione dei mezzi
in modo che tutte le persone con handicap possano partecipare alla navigazione. E ça c'est organisé par les associations d'aide aux handicapés, aux personnes handicapées. E questo è possibile grazie alle associazioni delle persone con handicap. Que l'on soutient nous pour le faire. Che noi sosteniamo per quanto c'è possibile. E se pendant la fête? Durante la festa. Nous, on est une association aussi. Enfin, notre statut. Noi siamo anche un'associazione, il nostro status è un'associazione. Et du coup, on fait beaucoup de coordination, on coordonne. E quindi noi coordiniamo. È necessaria molta coordinazione nell'associazione. Et du coup, les gens se parlent. Les gens se parlent entre eux, ils échangent. Quindi le persone si parlano, scambiano tra di loro. Et comme on a trouvé un objectif commun. Non appena si trova un obiettivo comune. Le festival. Il festival. Ça fédère les gens vers le même but. Fa convergere le persone verso lo stesso scopo. Et ça profite à tout le monde. E quindi questo porta beneficio a tutti. L'image. L'immagine. L'économie, le développement de sviluppo et les associations. E le associazioni ont plus de projets. Hanno molti progetti. Pendant les années où il y a les fêtes maritimes. Durante gli anni della festa marittima, della fête maritime. Ça les motive à créer d'autres projets. È di motivo per creare altri progetti. C'est ce qui a été c'est ce qu'on a vu. È questo che abbiamo visto dopo gli studi che sono stati realizzati. Et alors que ça leur demande beaucoup de travail d'organiser avec nous les fêtes. Nonostante comporti molto lavoro per l'organizzazione della festa. Ben, malgré ça, ils organisent d'autres. Malgrado questo, vengono organizzati ulteriori eventi. Et les années où il y a pas les fêtes maritimes. E negli anni in cui non c'è la fête maritime, la festa marittima. Ils sont moins actifs. Sono moins actifs. Ils font moins d'activité dans leur propre association. Fanno meno attività nella propria associazione. C'est un mouvement, ça crée un mouvement. È un movimento, crea un movimento. Un grand projet comme ça, ça crée un mouvement. Un grande progetto come questo crea del movimento. Et après les associations montent des projets entre eux. Elles se rencontrent et créent d'autres projets à côté, donc c'est intéressant. Quindi le associazioni che portano dei progetti alla fine finiscono per collaborare, quindi creare insieme ulteriori progetti. Et on a de plus en plus d'associations. E ci sono sempre più associazioni. Qui viennent nous proposer des projets. Che ci vengono a proporre dei progetti. Donc c'est bien pour dynamiser. E quindi è buono per dinamizzare la vie sociale dans per dinamizzare la vita sociale all'interno. A Brest, et ça c'est historique, hein. C'est une ville qui a toujours été très active avec beaucoup d'associations. Brest è sempre stata una città molto attiva con all'interno del campo delle associazioni. Et le fait d'avoir des projets transverse. E il fatto di avere dei progetti trasversali. Ça crée une dynamique. Crea una dinamica. Alors que dans les autres villes. Mentre a differenza France, delle altre città in Francia. Les associations ont tendance à diminuer. C'è una tendenza alla diminuzione delle associazioni. Le festival de musique. Il festival della musica. Est aussi géré par une association. È anch'esso gestito da un'associazione. Et il fédère toutes les associations. E fa aderire tutte le associazioni. Sur son territoire aussi. Sul suo territorio anche. Et, ils ont le même fonctionnement que nous un peu. Hanno le stesse funzioni che. Et ça a développé sur une région qui était où il n'y avait pas beaucoup de travail. Ed è stato sviluppato su una regione in cui non c'è molto lavoro, molto rurale. Beaucoup de créativité. Molta creatività. Au niveau des spectacles et au niveau des. A livello di spettacoli. Et des artistes. Gli artisti. Et d'une vie associative très riche.
di una vita sociale molto ricca. Parce que nous on n'a pas le soleil. Perché non abbiamo il sole. C'est difficile de. È difficile. De vivre dehors et donc d'échanger. Di vivere fuori e dunque di scambiare. Le persone restano a casa propria. Merci beaucoup. Grazie. Grazie mille. Sì, tu no. Sì. Ringraziamo il pubblico che ci ha seguito via streaming e finisce qui la prima sessione dell'appuntamento di quest'oggi con Marc Jorand per la presentazione delle Tournées de Brest. Grazie.